sai che la moto scende dandogli il colpo contrario, no? Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo ad Alessandria, pista fuori giri. Siamo venuti qui perché da oggi inizieremo una serie di corsi individuali che ci insegneranno e ci aiuteranno a migliorare la nostra posizione in sella, la nostra guida in pista, e anche e soprattutto andremo a lavorare sulla costanza, il numero di giri, che sia anche allenante, no, nello stesso tempo comunque allenarsi e imparare non fa mai male. Facciamo tutto questo grazie al team Piff Puff Racing Team, che ha sede qui nella pista fuori giri di Alessandria. E che dire, istruttori bravissimi, ti seguono, ti aiutano, ti dicono dove sbagli, dove non sbagli, un po' quello che dovrebbe fare un istruttore, ecco qui. E niente, adesso abbiamo già fatto un turno, siamo già belli che sudati, ci riposiamo un attimino e poi entriamo per continuare il nostro allenamento. A dopo. Ah, mi raccomando, se pensi che questi tipi di video ti possono aiutare a migliorare anche il tuo stile di guida, ad imparare qualcosa, visto che ogni martedì verremo qua a fare un corso, io cercherò nel miglior modo possibile di trasmetterti gli insegnamenti che vengono trasmessi a me qua, non perdere tempo, iscriviti, attiva la campanellina in modo da rimanere sempre aggiornato sull'uscita dei nuovi video, eh? Mi raccomando, ci conto, dai! Aspettavi neanche te, un po' raddrizzato, ma hai visto che se stavi giù ci arrivavi? Hai visto dove ci sono gas? A metà praticamente. Era giusto. Qua adesso hai mollato il gas e l'hai preso lì e sei volato. Cerca di fare quello che hai fatto lì, anche qua. Ma l'hai mollato tardi, lì, hai visto? Se stavi giù col ginocchio ci arrivavi. Sei arrivato lo stesso comunque. Però ti sei anche lasciato, c'avevi una velocità nuova. Era quello, era. Perché poi sei messo, quello ce l'hai apposta. Però un po' più di movimento di braccia assieme al gas ti aiuterebbe a essere un po' più nella curva, veloce dentro nell'inserimento, sì, infatti, entro sempre, primo pezzetto proprio. Entro sempre frenato. Se, perché entrare forte... Lascia andare, al limite lì c'è spazio, addrizzi la moto e vai là.
sei qua per far quello. Sì, per imparare. Anche se no, ce la do. Invece quello che mi sembra un pochino più, che dovresti trovare la maniera di tenere un po' più aperto il gas, è il sinistra dopo la casetta. Sì. Che anche lì gli devi dare un aiutino per arrivare. Infatti lì a metà lo prendo sempre in mano e poi infatti ho visto che alle volte la punto, invece che arrotondarla la infatti punto. Infatti quando la fai bene hai visto poi le S sei veloce, quando appena sbagli un po' lì ci lasci un botto perché poi non riesci a fare le S. Prova a trovare la maniera di inserire magari più morbido ancora con gas e chiudere in un punto che ti porti fino alla fine. Magari se ci arriva fino alla fine. Cercare di arrivare più forte e prendere poi gas solo in uscita. Non a metà. Poi delle volte vai quasi al cordolo di là, neanche troppo. Perché va bene, ma poi fai anche tanta strada, poi non ci arriva più la moto dall'altra parte. Trovare una oltre la riga nera, di un metro sicuro. Lo puoi anche mollare. Anche lì, al limite a dritti c'è spazio, si va dritti, se non si chiude. Sì. Quelli secondo me ti puoi prendere ancora, se te la senti, un metro nell'ingresso dell'S. Della 1 qua. Sei troppo largo? Sei tanto così sei. Però lì la cosa ideale è tanto largo, ritardarla un filo da essere veramente vicino al cordolo e quando fai il cambio di direzione vederteli in là, così riesci a uscire forte. Se sempre lì c'è un rettilineo, dopo se esci un po' più forte li guadagni tanto, se invece entri forte sulla prima perdo una seconda, magari prendi quel decimino, ma poi se devi far questo e questo esci piano e poi sul rettilineo ce ne lasci tanto. Sì, cercare di stare più stretto nella prima, che più poi largo, più stretto, deve essere bello giusto anche per l'ultima, per la seconda che mette a rettilineo. La devo ritardare e chiuderla. Ritardare un pelo. La alza, scendere, la butta di là. Fate di uscire belli sui cordoli con la moto così, non così, sul primo. Sennò sei costretto a continuare la curva e far questo. Se esci così, vai via tanto fluido. Poi te ne accorgerai che se sei messo nella maniera giusta, pigliassi in mano tutto e vai via. Infatti gli ultimi due giri arrivavo là in fondo, che avevo la moto bella alta di giri. Ho visto. Che infatti lì avevo sbagliato. Sì, succede se esci forte dalla prima, sì. Dalla prima, seconda, poi infatti gli ultimi due giri sono uscito forte, solo che quando sono arrivato poi in fondo una volta ho visto scrollare lì, vabbè, lì ho scrollato, ma perché quando io mi muovo sono violento, non sono dolce, quindi mi scrolla, poi non mi metto neanche bene perché ancora non mi sedevo bene, mi sedevo un po' indietro, un po' avanti, però vabbè, dai, miglioriamo. We'll be right back.
non si riusciva, adesso lo fai sempre in questa qua. Te ne accorgi? Guarda, ora mi sono sinistra lì. Mi sono reso conto di essere migliorato qui nell'ultima parte perché con sinistra gas. Lì cambi e butti giù la moto ancora col gas in mano, sì, lo molli esatto. Scendendo, che è quello che ti sto cercando di far fare la nella onda. Chiocciola e l'altra, che però ogni tanto comincia a venire. Ok, comunque guarda, sei entrato, 1 minuto e 55 sei messo a posto le GoPro. Sì. 39.3, 39.4, 30, questo qua abbiamo saltato qualche cosa, 39.9, 39.3. 39.1, 39.1, quindi abbiamo fatto il passo del miglior giro di prima. Abbiamo limato un decimino. 38.1, quando mi sono messo là che ti ho fatto allargare sul curvone. Alla destra della casetta. Perché se no lo punti sempre un po', poi lì vai a fare quello. Invece lì devi inserire, calcolarti quasi tutta la pia, però un metro dalla riga bianca, un metro e mezzo. Lasciarla correre da andarlo a prendere in uscita, così era molto dritta. Se lo prendi in ingresso. Quindi praticamente allora arrivo con la velocità più o meno mi sembra quella giusta quando esco dalla S. Almeno sì. Quella S la vediamo ancora una cosina. Quindi poi mi appoggio ma vado di lungo, diciamo. Sì, invece che se vai a fare un cerchio da. Dimenticati. Questo è il cordolo, questa è la curva e questo è il cordolo. Dimenticati questo. Ma vai a prendere questa. Devo trovare cioè, già questa prima curva, questa alternante, faccio questo, te la vado a chiudere dopo. Tu diciamo. Devi uscire che è la moto dritta. Invece se vai a prendere il cordolo sì, mezzo metro prima, largo. Finisci largo. Quindi più stretto cali la velocità e in più vai a puntare per forza. Con questa moto qua ti conviene... Poi probabilmente avessi super slick cose che magari può stare anche più stretto, mica piegone da paura, tenerti tutto stretto e funziona. Però qua devi fare della gran scorrevolezza. Sì, quella che poi manca a me, la velocità. Però, oh, ma un po' dai. Abbiamo abbassato un secondo, dai. Per aver fatto... Un giro, però deve però quel giro lì hai fatto bene, abbastanza bene, l'ingresso lì della sinistra. La chiocciola, anche queste qua. Là ti sei allargato, sì, ma queste le facevi già decente. Hai messo appena a posto tre robe. Ora faccio difficoltà. Ho tirato giù un secondo. Prendo il freno in mano. Quando mollo ho proprio difficoltà a andare a ricercare il gas. Infatti, visto che molte volte sono tutto scomposto, non riesco a. Non ci ho fatto caso lì perché. Ah, ti stavo guardando un altro. Ma sarà la quando sono caduto. Perché sono già caduto. Qui abbiamo finito la nostra giornata di allenamento e di corso. Siamo riusciti nell'intento, nell'obiettivo della giornata, ovvero quello di riuscire ad andare a girare sul 37 basso, cioè 37 alto, scusami. E bene, bene. Purtroppo siamo già in viaggio perché il lavoro oggi ci chiama. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto e non sei ancora iscritto, iscriviti. In modo così da potermi aiutare anche a me. Se hai dei commenti da fare per migliorare il video, scrivimi nei commenti, che fanno sempre bene. Se mi vuoi insultare, vabbè, insultami, anche se non sono contentissimo, però comunque anche quelli aiutano. E niente, dai, questo episodio finisce qui. Al prossimo appuntamento, ciao.